Olas, Lauras! Olas, Mirkos! Di solito Olas senza la SS, ma noi ce la aggiungiamo perché siamo spagnoleggianti. Oles! Oh, vabbè, ma che ti stai facendo qui? Sto studiando. Ma è un giorno di festa, c'è il sole, vieni fuori, no? No, non hai capito, sto studiando. Sto studiando, va bene. Per tua fortuna è arrivato il Magic Moment. È il momento di fare un gioco di magia per allietare lo spirito e la mente. No, forse non hai capito, lo ripeto, sto studiando. Vabbè, non voglio insistere, magari ci si rivede fra un po'. Non devi passare un bel periodo. Ok, a dopo, tranquilla, ciao. Vai, vai. Il potere del montaggio video. Ti ricordi che avevamo girato un video lungo? Io nel montaggio ho fatto copia e incolla e è successo così. Capisci? Che se non mi ci facevi, appunto. Di punto in bianco. È così, d'amblè sono apparso qua. D'amblè. Allora, sfruttiamo un po' di oggetti che sono qua sul tavolo. Non so se si vedono tutti a fondo di telecamera. Oh, la signora, vedo che si tratta bene, eh? Vai, aggiungiamo anche questi. Vai, ci abbiamo 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 oggetti. Noi arriveremo a sceglierne uno perché questo è un gioco di chiaroveggenza. Quindi, in ogni gioco di chiaroveggenza che si rispetti, occorre una previsione. Qui c'è il mio taccuino, abbiamo una penna e io qui mi appunto ciò che secondo me succederà. Ok, qui non devi vedere te, eh? Se no il gioco non ha veramente senso. Neanche un'occhiatina? Zero. 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 Ok. E posiziono la mia previsione qua. Ok. Ok? A pancia in giù. Questo gioco si chiama Pick Any Two, Eliminate One, che l'acronimo è PATEO. Vuol dire che all'inizio io ti indicherò due oggetti e te ne sceglierai uno fra questi due. Poi dopo il mio turno starà a te, ti indicherai due oggetti e io ne sceglierò uno. Guardiamo se l'ultimo che rimarrà corrisponde alla previsione che ho testé scritto su questo foglio. Ok. Parto io. Penna e lettore, qual è che scegli? Per tenere? Per tenere, penna e lettore. Ok. Penna, escludiamo il lettore, sta a te. Io escludo il quadernone, quindi tengo la penna, vai, che bello ingombrante. Poi dentro non c'è scritto nulla, le pagine... Ok, è scritto. Vai, sta a te. Anzi, sì, sta a me. Io scelgo, ti propongo questi due oggetti. Ok. Quale scegli e quale togli? Scelgo le cuffie. Ok, quindi togliamo il telefono. Le scelte si riducono. Sta a me. Questi due. Io tengo la bottiglia. Vai. Ok. Questi due. Quale scegli? Scegli le cuffie ancora? Sì, vai. Non riesci a prendere le cuffie. Vai. Io scelgo il barattolo. Da tenere? Da tenere. Quindi via la penna. Ci riproviamo, vai. Cosa scegli? Le cuffie. Le cuffie, via. Fedele alle cuffie. Prendiamo la bottiglia. A te. Io scelgo di tenere il barattolo. Tolgo le cuffie, finalmente ce l'ho fatta. Non voglio rubarti altro tempo. Giro il foglietto e guarda un po' che c'è scritto. Semi di zucca. Semi di zucca. Semi di zucca. C'è scritto semi di zucca. Che te ne vai ghiotta. Ghiotta. Semi di zucca. Buoni. Grande. No. Va. Questa è una forzatura mentale che si chiama PATEO, che è un acronimo in inglese che vuol dire pick, senti come lo pronuncio bene, tipo madrelingua. Pick any two. Eliminate one.
Sei stato bravo. Fantastico. Vai. Wow. Occorre. Londinese puro. Occorrono un numero dispari di oggetti, quindi possono essere 5, 7, 9, 11, e bisogna partire da chi propone il gioco, in questo caso io. Chiaramente io volevo che tu scegliessi questo barattolo, quindi la mia previsione era segnato semi di zucca. Quando è il mio turno io non devo mai scegliere questo barattolo, posso partire da qualsiasi altro oggetto, facciamo finta questi due, e ti chiedo quale fra questi qui due vuoi eliminare. Questo. Perfetto, lo togliamo. Ora sta a te. Facciamo finta tu peschi già il barattolo. Chiaramente io che ti dirò che voglio tenere il barattolo e voglio eliminare lo scotex. Via. Quando resta a me io non prendo mai il barattolo, perché se prendessi il barattolo mi esporrei al rischio che tu possa scegliere qui. Certo. Brava, vedi? Che ragioni, hai capito come funziona il gioco? Che io studio. Sì, studi. Facciamo finta che tu abbia questi oggetti e io scelgo di tenere il telefono e elimino la penna. Via. Rimangono questi qua. Adesso sta a me, io prendo questi qua due, ti chiedo quale vuoi tenere. Questa eliminiamo. Sta a me, per forza di cose io ti proporrò questi qua due. Okay. Te sceglierai di tenere il telefono, eliminerai il quaderno. Essendo dispari, l'ultimo turno sarà il tuo, quindi l'ultima scelta sarà la mia. E io chiaramente sceglierò di tenere il barattolo e di eliminare il telefono. E la mia scelta corrisponderà... ai semi di zucca, la tua previsione. Chiaramente. Matteo, pick any two, eliminate one. Alcuni suggerimenti. Nel momento in cui è il suo turno e sceglie per esempio il barattolo e la carta... e la consegna era di indicare l'oggetto da eliminare, io non indicherò subito la carta, perché altrimenti sarebbe un po' troppo sospetto. Faccio finta di pensarci un attimo e poi dico, dai, elimino la carta e tengo il barattolo. Così come nel momento in cui devo scegliere un oggetto, magari faccio finta di avvicinarmi ai semi di zucca per poi cambiare idea, e prendo il telefono e la penna. Il numero di oggetti deve essere sempre dispari, altrimenti non tornerebbe la sequenza fra me e la persona con cui eseguo il gioco. Deve essere dispari e devo iniziare io a prendere due oggetti, quindi la prima scelta deve essere tua in questo caso. Se procedo in questo modo, l'ultimo turno sarà in mano a te e io sceglierò uno fra i due oggetti e sceglierò di tenere questo. Questa forzatura, che si chiama pateo, può essere utilizzata in tanti contesti. Per esempio può essere impiegata anche per scegliere una persona fra tante. Io posso fare la mia previsione scrivendo qui Paolo e facendo in modo che rimanga Paolo. La mia previsione può anche non servire, perché se io ho una serie di oggetti davanti e mi posso preparare prima il trucco, per esempio io posso scrivere da qualche parte qui sul barattolo ottima scelta. In questo caso io l'avrei potuto scrivere all'interno del tappo. Oppure un altro sviluppo del gioco potrebbe essere 5, 7 o 9 buste, perché il numero deve essere sempre dispari. Se fossero 9 buste, per esempio 8 buste potrebbero contenere un pezzettino di carta, oppure gli auguri di Buon Natale o Buona Pasqua, e la nona busta invece contenere una banconota, magari di 20 o 50 euro, e dire allo spettatore che l'ultima busta che resterà sul tavolo sarà la mia e il resto delle buste è un regalo per lui, e quindi forzare l'ultima busta in modo tale che rimanga a me. Ma la sfortuna è stata tanta, però gli auguri fanno sempre piacere, sì. Vuol dire che c'è qualcuno che ti pensa. Proprio così. Ma io ci metto proprio anche il tuo nome, auguri Laura. Laura. Perfetto, 3DN, grazie a tutti, al prossimo video, io ti lascio col barattolo di semine. Grazie. Da cire. Grazie, sì. Poca roba. Vabbè. Ciao.